Siamo alla Basciocca, Terme di Elisa, sorella di Bonaparte, l'abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto tante volte che questa struttura, una delle poche storie del territorio, è a forte rischio. Stamani cosa troviamo? Sta crollando, la struttura sta crollando, eccolo qui. Sta venendo giù, noi la stiamo perdendo. Stiamo perdendo questa struttura che ha conservato con la calce per 2 secoli questo edificio, che sta veramente collassando. Nessuno fa niente, l'abbiamo detto 10.000 volte. Per favore, ristrutturate questo edificio storico. Dall'epoca di Bonaparte non è più stato fatto niente, sta venendo giù. Ristrutturatelo, recuperiamolo, salviamolo. Non è solo questo pezzo che sta venendo giù, piano piano viene giù tutto e si sta accelerando. Il disastro sta incombendo. Le vasche sono già state tolte, qua ci sono altri pezzi, ecco qua, guardate, guardate. Qua ci sono altri pezzi di muro che sono venuti giù, guardate, molto chiaro, non è più nemmeno sicuro stare qui, guardate, pezzi di muro. Eccoli qui, sono venuti giù, sta collassando. Queste sono le vecchie vasche, una di esse che sembra della scuola del Canova è alla Forestale a Follonia e sta crollando, sta semplicemente, guardate, qui, guardate, sta venendo giù, di anno in anno, di decennio in decennio, ci promettono interventi. E non si fa nulla, non si fa nulla. Questa, chi la vede, tutti, quelli che vengono a visitarla, addetti ai lavori, turisti, persone normali, dicono che è una struttura di grande rilievo, bellissima, con il silenzio, le pietre, la natura, è tutto da tutelare, preservare. E sta crollando. Io lo ripeto per la decima volta in questo minuto. Nessuno fa niente. Questo è un altro pezzo di muro che sta venendo giù. Eccolo, guardate, non tiro giù niente perché non cioè, però la calce molto povera con cui era stato costruito è in fase di disfacimento, sottoposta alle intemperie da tanto, sta venendo giù. Non c'è soluzione. Se poi vogliamo dire che non ci interessa, vabbè, diciamolo, però come diceva quello, noi non saremo complici, non staremo zitti. Questa era la vasca dove veniva raccolta l'acqua termale. C'è ancora un segno di acqua termale, vedete quel rosso, ne abbiamo parlato diverse volte con dei geologi, è segno che c'è ancora un residuo di attività termale, però è tutto è così, cioè di anno in anno, di mese in mese va tutto a disfacimento. Che vi devo dire? Da Montioni è tutto.